Contattati da alcuni concessionari di zona che dovevano risolvere un problema al loro cliente Barilla, il quale aveva la necessità assoluta di poter operare all'interno dei vari reparti senza che i carrelli di ogni reparto dovessero attraversare gli altri. Logicamente, per fare questo bisognava evitare il cambio batteria, le manutenzioni e tutte le cariche che si sviluppavano in primo tempo nelle sale cariche centralizzate. Il cliente, come ipotesi, aveva pensato di poter fare delle sale cariche personalizzate reparto per reparto. In collaborazione con il produttore di carrelli elevatori abbiamo dimostrato che con l'utilizzo di nuovi prodotti ci permettevano di evitare la produzione di nuove sale cariche e quindi di strutture comunque estremamente costose e estremamente invasive. Avere tante sale cariche è poco efficiente, poco funzionale e molto costoso. La domanda è, possiamo evitare tutto questo? Abbiamo quindi bisogno di una batteria che sia ermetica, che sia senza manutenzione e che faccia 3 turni al giorno, accettando biberonaggi e cariche rapidissime. La soluzione è quindi il pacchetto XFC, la batteria a tecnologia TPPL prodotta nel nostro stabilimento di Arras in Francia. Sopra è collegato il dispositivo WayIQ di seconda generazione che consente di registrare tutte le scariche e comunicarle in wireless al caricabatterie. Questo pacchetto ha un vantaggio fondamentale. Mantiene costante, lungo tutta la durata di vita, il fattore di carica, così da consentire un notevole risparmio energetico. Inoltre è stata implementata una carica rapida, quindi è possibile passare dal 40 all'80% di stato di carica in un'ora, dal 40 al 98% di stato di carica in 2 ore e la carica completa, che è necessaria solo una volta a settimana, in 4 ore e mezza. Il tutto deve essere comunque senza aspirazione perché siamo in un'azienda alimentare. La vera sfida è, questo pacchetto può funzionare per 24 ore al giorno, 6 giorni a settimana. Abbiamo quindi studiato un ciclo di lavoro con dei simulatori studiati ad hoc per il caso che gli consentisse di lavorare per 24 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, con la domenica fermi per smaltire il carico termico. Il punto centrale era infatti la temperatura. Non potevamo conoscere l'andamento durante la settimana, soprattutto durante l'estate, quindi abbiamo fatto un test che è durato un anno che ci ha consentito di avallare il progetto. I risultati sono andati oltre le nostre aspettative, con una riduzione notevole dei costi di gestione da parte del cliente finale. Il progetto ha potuto continuare perché operativamente si riusciva a risolvere il problema dei 3 turni di lavoro al giorno. Bisognava risolvere il problema della durata delle batterie stesse. Dopo 15 mesi di lavoro possiamo dire che l'obiettivo è stato altamente risolto e raggiunto. Indubbiamente adesso tutti i partecipanti al progetto hanno ricevuto il feedback di tutti i dati e attraverso questo feedback si è pensati di poter partire effettivamente e il progetto adesso è diventato realtà. Noi, lavorando su 3 turni, avevamo la necessità di sostituire la batteria 3 volte al giorno in un carrello e quindi anche il paranco, tenere a posto tutte le attrezzature per fare questa operazione era sicuramente una cosa onerosa e poi la pericolosità dell'operazione rimaneva. Evito tutti i rabbocchi, evito di fare tutte quelle operazioni che facevo prima. Non avendo più emissioni di gas per l'operatore che utilizza il carrello, già dovrebbe goderne in salute.